ragazze, eccoci qui con un nuovo video. In questo video voglio parlarvi un attimo dello shopping online, quindi farvi vedere gli ultimi acquisti che ho fatto proprio acquistando da vari siti e poi darvi qualche consiglio su come affrontare insomma gli acquisti appunto su internet. Allora, prima facciamo la parte di haul, quindi vi faccio vedere insomma i miei acquisti e poi alla fine vi do qualche insomma consiglio su come affrontarli, così per chi non è interessato può interrompere il video prima. Allora, parto con l'acquisto di make-up e stiamo parlando di appunto Neve Cosmetics. C'è stata appunto l'offerta, il Cialda Party, quindi si festeggiavano, mi sembra, forse i 25 anni di Neve Cosmetics con questa offerta, quindi c'erano le, avrò detto 4 volte quindi in 0 secondi, c'erano le offerte, in offerta le spedizioni ad 1,99€, superati i 19€ di spese, e poi in offerta proprio le cialde a 2,69€ invece di 4,20€. Comunque questo video verrà pubblicato dopo che l'offerta è terminata, purtroppo non ho potuto insomma girarlo prima, ma ho cercato di informarvi il più possibile sia su Instagram che su Facebook, quindi mi raccomando, qui sotto vi lascio i link di entrambi, insomma il nome di Instagram è LittleSnake90 come il canale, e poi l'indirizzo della pagina Facebook qui sotto. Mettete mi piace, seguitemi su Instagram, perché magari non riesco a fare subito il video quando scopro qualcosa di interessante o un'offerta particolare, però insomma lì ve lo segnalo davvero subitissimo. Allora, io ho approfittato perché volevo innanzitutto prendere questa palettina vuota di Neve e poi provare qualche cialda. Non ho acquistato granché, ragazze, mi sono limitata perché non ne avevo bisogno, era solamente uno sfizio per provare qualcosa, visto che c'era l'offerta, e soprattutto l'offerta sulle spedizioni solamente a 1,99€, quindi davvero non ho preso davvero niente di che. Tutto è stato spedito in un pacchetto e le cialde erano inserite in questa bustina, la classica bustina di Neve, molto carina anche da tenere come portapennelli durante il viaggio, e poi tutte le loro brochure informative sui loro vari bellissimi prodotti. Allora, tutte le cialdine erano contenute in questi contenitori qui, insomma in plastica, e ve ne ho lasciata una insomma di fuori, così potevate vedere. Questo qui è come viene mandato il prodotto. Questo qui c'è una mosca adesso. Dio. Allora, questo qui è uno dei prodotti che ho preso, uno dei colori, è appunto Smoking. Sono 3 grammi di prodotto e scadenza 6 mesi. Questa qua è sia lip safe e vegan. Comunque sapete che i prodotti Neve Cosmetics sono tutti naturali. Allora, come funzionano? Io ho preso questa qui, con la quale, cioè, l'ho già riempita con alcuni ombretti. Si presenta in questo modo, non ha lo specchio, questi qui sono i primi 4 colori e poi questi 2 li ho messi separati perché sono 2 blush che ho voluto prendere. Allora, come si mette? Si stacca, si prende la cialdina, così semplicemente, e si va a posizionare. Dove la mettiamo? La mettiamo qua, quindi la appoggio semplicemente, la lascio, è praticamente calamitata, quindi si inserisce tranquillamente e non cadono. Vi informo che qui dentro c'entrano sia le cialde Kiko che le cialde Essence, ma le cialde Mua no, perché sono leggermente più grandi. Allora, che cosa ho preso io? Questo colore qui, che è un duochrome, che ragazzi non potrete apprezzare, cercherò di farvi comunque degli swatches, questo qui è Unicorno. Questo qui è Peach and Cream, questo qui sotto è, fatemi leggere, Fiori d'Ombra, che anche questo è un duochrome, e poi c'è, vabbè, questo qui che si chiama Shopping, che è un bel viola, che però ce l'avevo già perché mi era stato inviato in omaggio, e poi l'ultimo che ho inserito fa parte degli elegantissimi ed è Smoking, ed è un bellissimo tortora. E poi gli ultimi 2 qui che ho voluto prendere sono dei blush, questo qui sopra più rosa, più scuro, è Gem, e qui sotto invece questo un po' più chiaro è Emoticon. Comunque vi
lascerò insomma degli swatches per farvi vedere meglio i colori, se no non potete apprezzarlo. La palette vuota mi è venuta solamente 4,99 € e appunto 2,69 € a cialdina. Ho approfittato, insomma, io volevo fare un ordine neve perché mi stava per terminare la matita burro. Ho approfittato di queste offerte per provare vari loro prodotti e ho richiesto come omaggio appunto la matita burro di neve. Quindi questa qui, c'è appunto la targhettina omaggio. E mi è stata, insomma, sono stati molto gentili a mandarmela, così non l'ho neanche pagata. E questa qui era uno dei prodotti che avrei comunque dovuto ordinare perché mi sta terminando. Quindi sono stati davvero molto gentili. Nell'ordine potete inserire. Allora, visto che me lo chiedono in tante, nell'ordine, dopo che avete inserito, insomma, prima della conferma, c'è uno spazio dove dice messaggi per riguardanti l'ordine o messaggi riguardanti il corriere. Dove ci sono messaggi riguardanti l'ordine, praticamente voi potete inserire o richiedere, insomma, l'omaggio che desiderate ricevere. Solitamente soddisfano le vostre richieste, almeno che non gli credete 18 miliardi di cose in omaggio. Comunque, insomma, sono sempre davvero molto gentili. E quindi questo qui è stato il mio ordine nelle cosmetics. Vi faccio vedendo sul sito, vi parlo delle spedizioni. Ok, allora, le spedizioni sono in base all'ordine che fate, quindi da 0 a 19 euro vi viene 6,90 euro, dai 19, superati 19 euro fino a 69 euro viene 4,90 euro, superati i 69 è gratuita la spedizione. Per quanto in questa offerta delle cialde c'erano appunto delle promozioni, quindi veniva meno la spedizione. Spedisce anche in Europa, i costi sono più alti e è gratis superati i 99 euro. Quindi questo qui, poi ordinare da neve è davvero facilissimo. E quindi questo è il primo ordine. Poi un altro sito da quale ho ordinato, già 7 minuti mi devo sbrigare, è Mini in the Box, è un sito cinese, quindi spediscono da Hong Kong e io in questo sito è già la seconda o terza volta che ordino perché ci prendo le custodie per i telefoni, è la seconda. Il pacco viene spedito in questo, sì, i prodotti vengono spediti in questo pacchetto qui, è grandicello perché comunque c'erano anche delle cover per mia madre e per mio fratello. E praticamente che cosa ho acquistato? Ho acquistato due cover, questa qui che l'ho già montata, è rosa con il fiocchetto con i pois, e poi questa qui con i gufetti, davvero carinissima, che cercavo da tanto e insomma l'ho trovata sul sito, e l'ho pagata all'incirca 3 euro l'una. Ci sono cover di davvero diversi tipi, di tutti i generi, di tutti i prezzi, quindi se siete amanti delle cover e non volete però spenderci tantissimo, fate un salto lì. L'unica cosa è che ci mettono un pochino ad arrivare, questa volta mi ha detto davvero benissimo perché ci ha messo meno di un mese ad arrivare, mentre la prima volta ci ha messo un mese e mezzo, quasi due, quindi è un po' così, però le spedizioni sono completamente gratuite, non le pagate, e i prodotti vengono poco, ci vuole solo giusto un po' di pazienza. Problemi doganali non dovrebbero esserci, io almeno per adesso non ne ho avuti da questo sito. Anche perché loro poi contrassegnano il pacco come gift, quindi come regalo. Teoricamente dovrebbe essere un escamotage per non far fermare il pacco ai controlli doganali. Si ordina tranquillamente, si aggiungono insomma, i prodotti al carrello e si conclude l'ordine senza problemi, non c'è niente di strano da dover fare. E quindi questi qui sono dei due piccoli acquisti che ho fatto su questo sito. Poi ho ordinato da un altro sito cinese che è Banggood, però mi devono ancora arrivare, insomma, i prodotti, quindi poi non mi andava di aspettare, quindi farò un video poi a parte. L'ultimo sito del quale voglio parlarvi è Amazon, o Amazon, perché ci ho ordinato sostanzialmente 2 giorni fa il prodotto è arrivato subitissimo, quindi sono rimasta davvero molto soddisfatta del loro servizio che voglio includere, insomma, in questo video. Allora, il pacchetto è questo qui, quindi qui era naturalmente chiuso, poi tirate e si apre tipo busta da lettera. Il pacco è così, quindi dietro ci sono naturalmente tutti i vostri dati. Dentro c'è la fattura, quindi la bolla, questa qui.
E poi dentro c'era il prodotto che insomma io ho ordinato. Allora, io ho ordinato il Casio Vintage, che sapete che sta insomma spopolando, ma un po' di moda in questo momento, in questo periodo. Io mi sono stata trascinata insomma dalla massa, semplicemente perché ho trovato una buonissima offerta sul sito Amazon, se no insomma avrei lasciato là l'orologio, nonostante sia un prodotto che utilizzi insomma tantissimo. Allora, dentro ci sono garanzie, istruzioni varie, e poi all'interno del pacchettino c'è l'orologio. Ma va, l'orologio si presenta in questo modo. Io ho voluto prendere questo modello qui e l'ho voluto prendere in argento, questo qui è il modello, e nello specifico ho preso la 164WA, questo qua, e la cosa bellissima è che l'ho trovato in offerta sul sito a soli 19,80 euro, ragazzi, quindi davvero non ho pagato. Non costano tantissimo neanche in gioielleria, però a maggior ragione neanche 20 euro ho deciso insomma di prenderlo assolutamente. Che dirvi, le spedizioni sono state gratuite perché sono stati appunto spediti, innanzitutto sono stati superati i 19 euro di ordine, quindi le spedizioni scattavano gratuite, in più a quanto ho capito sono gratuite se però il prodotto viene spedito direttamente da Amazon. Mi sembra di aver capito che se il prodotto invece non è spedito da Amazon ma si superano i 19 euro dovrebbe stare sui 2,80 euro la spedizione. Comunque prodotto che voi andate a scegliere, vicino c'è scritto dettagli della spedizione, cliccate e vi spiega tutto bene come funziona, quindi è davvero semplicissimo. E nulla, quindi questo qui è il prodottino che ho voluto prendere. Sono davvero rimasta soddisfattissima del servizio, ragazzi. Io ho ordinato il 24 di settembre, pomeriggio, sì, e il 26, appena dopo pranzo, è arrivato il corriere. Strano perché comunque nell'email che mi avevano mandato di conferma dell'invio dell'ordine c'era scritto come data di consegna il 30 settembre, quindi è venuto con 4 giorni d'anticipo. Quindi strafelice, stracontenta insomma del servizio proprio di Amazon, sono stati fantastici e strafelice insomma dell'acquisto che ho fatto. Ve lo consiglio, se volete farvi un Casio, date un'occhiata al sito Amazon perché ha davvero tanti modelli, non solo questo qui, tanti modelli a prezzi più scontati rispetto alla gioielleria. C'è anche quello oro che insomma è un po' più, comunque lo ricercano in molti. E nulla, questo qui era il mio piccolo haul e l'occasione insomma per parlarvi un po' di questi siti. Mi sono trovata benissimo con tutti i siti, da Neve Cosmetics, che anche Neve consegna in 2-3 giorni, Amazon è fantastico. Volevo aggiungervi, l'ho fatto già vedere nel video dei regali di compleanno, comunque Amazon ha anche il famosissimo Kindle, che è appunto questo dispositivo elettronico per leggere i libri in formato ebook. È un marchio appunto Kindle venduto solamente da Amazon, che palle sta mosca, ok, scusate, e quindi insomma se lo volete prendere si vende solamente sul sito. Io mi trovo benissimo, ho colto l'occasione per parlarvi anche di questo dispositivo. Mi sono trovata davvero bene anche con Me in the Box, quindi col sito cinese. Ragazzi, dovete partire dal presupposto che ci mette tantissimo per arrivare il pacco, quindi se voi non siete capaci di attendere un mese per ricevere un prodotto, non è il sito che fa per voi. Io sinceramente quando ordino da questi siti non ho l'ansia di ricevere le cose. L'unica mia paura è solo il fatto che si possa fermare in dogana. Poi se ci mette 2 mesi per arrivare, a me importa fino a un certo punto. L'importante è che arrivi. Vi mandano l'email della conferma dell'ordine, mi sembra anche della spedizione del pacco, però non è tracciabile poi il pacco. Quindi Neve Cosmetics invece è tracciabile. Amazon sinceramente non lo so perché non ho avuto modo, neanche il tempo di verificarlo perché è arrivato un giorno e mezzo dopo. E nulla, l'unica cosa che voglio raccomandarvi, insomma, quando andate ad ordinare su internet, mi raccomando, ragazze, fatevi un conto PayPal. Fatevi un conto PayPal perché vi protegge se dovessero esserci determinati problemi nell'acquisto col venditore, coi pagamenti. Insomma, PayPal vi tutela. Io da quando l'ho fatto lo utilizzo sempre, tutti i siti, insomma, lo.
lo ammettono, anche Meet in the Box io ho pagato tramite PayPal. Quindi crearsi un conto PayPal non costa nulla e sostanzialmente consiste nell'associare una carta di credito, una postpay, anche mi sa un conto bancario, appunto a questo conto virtuale sul sito PayPal. Questo conto vi permette appunto di essere tutelati, ma vi permette anche di ricevere dei soldi, dei pagamenti ad esempio, e di inviare dei soldi. Naturalmente col fatto che lo fate tramite PayPal siete, come vi ripeto, insomma, tutelati. Quindi anche se dovete farvi, non so, avete venduto un oggetto, vi volete far pagare, fatevi pagare attraverso PayPal. Oppure dovete mandare dei soldi ad un'amica, ad un conoscente, è un modo facile e veloce di, invece di andare a ricaricare, ad esempio, la postpay del vostro amico, gli mandate soldi tramite PayPal. Sicuro e velocissimo. Quindi il metodo assolutamente migliore è insomma, PayPal per il pagamento. Che dirvi poi? State attenti ai siti, insomma, dove comprate, per carità, io ho sperimentato un po' tutto, io mi butto tranquillamente, non perché, naturalmente facendo degli ordini piccolini, se non conosco, insomma, il servizio e se non è uno di quei siti, insomma, strafamosi. Quindi queste qui sono le piccole raccomandazioni, ragazzi, ci vuole davvero poco ordinare su internet, io adoro ordinare su internet, lo trovo un metodo carino, semplice, tranquillo, stai sdraiato sul letto, fai un click ed ordini, anche un po' deleterio, perché io infatti tendo a non lasciare i soldi sulla postpay perché sennò è il panico, nel giro di 2 giorni sono finiti. Io ho associato al conto PayPal una postpay con la quale acquisto semplicemente su internet, non ho associato una carta di credito. Ho preferito fare così perché comunque la postpay è ricaricabile, i soldi ce li metto quando mi servono, insomma bisogna essere un po' insomma, accurati quando si va a fare acquisti su internet e quando si registra una carta su internet, perché comunque di signorini antipatici ce ne sono un po' in giro, quindi purtroppo le carte possono essere clonate, tutti i cavoli che ne conseguono, quindi se mettete, io vi consiglio di farvi una postpay alle poste, dedicarla solamente all'acquisto online, girarci i soldi o caricarci i soldi quando vi servono, senza collegare direttamente la vostra carta di credito o magari il conto bancario, però fatevi un po', cioè fate un po' come vi pare, per carità. Io ho deciso di fare in questo modo e per adesso mi sono trovata sempre bene, quindi naturalmente ve lo consiglio. Nulla, questo qui è un video stupidissimo che volevo farvi, però in diversi mi avete chiesto anche qualche informazione sul l'invio di ordini, insomma, online. Se mi sono dimenticata qualcosa, lasciatemi, insomma, i commenti di qui sotto, scrivetemi in privato, perché magari nel parlare Non mi sono venute in mente diverse cose. E nulla, spero che i miei piccoli acquisti vi piacciono, io sono soddisfattissima di tutti gli acquisti che ho fatto, spero che arrivi presto Banggood, ma speriamo che arrivi più che altro. E nulla, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!